Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Come parecchi di voi sanno perché mi seguono su Telegram, il mio PC purtroppo è in assistenza. Ho un MacBook Air i7 da 16 GB di RAM che purtroppo ha deciso di fare le bizze e mi ha letteralmente abbandonato, ma conto di recuperarlo quanto prima. Nel frattempo però ho dovuto attrezzarmi per montare questi video e questo video che sto montando l'ho montato grazie a questo mio nuovo acquisto che vi volevo presentare. È un computer che mi serve per essere agganciato ancora di più al mondo Windows, visto che ci stanno delle interessantissime evoluzioni in tal senso, ma è anche un computer modesto che mi serve per poter fare del video editing. Sto parlando del Ace Magic AM6 Pro, che ragazzi è un computer che costa poco, ma all'interno ha un processore Ryzen 7 che lo rende affidabilissimo. Ha anche una bella scheda video che non è dedicata ma è una Radeon e fa il suo dovere, e di conseguenza riesce a farmi fare parecchie cose. Tra l'altro dovrebbe costare di più, ma ho la possibilità di farvi risparmiare perché gli amici di Ace Magician mi hanno dato la possibilità di offrirvi un coupon che vi lascio giù in descrizione, qui in sovrimpressione e anche nel primo commento del video di YouTube. Come notate, già il modo in cui si comporta lo potete desumere da questo video che voi in questo momento state guardando, perché questo video appunto veramente è stato editato, è stato girato con la mia Sony ZV-1 e col Galaxy S22. Le riprese che vedrete dopo sono state realizzate con questi due prodotti, ma il tutto è stato montato attraverso CapCut, voluto inserire, e conto di inserire anche DaVinci Resolve, però giusto per stressarlo un attimino. A cosa può servire un computer del genere? Io lo sconsiglio per il video editing di quelli pesanti, anche perché sì, ok, sarà pure buono, però insomma non è proprio la macchina adatta per fare qualcosa del genere. Io lo consiglio tantissimo per tutte le persone che hanno un ufficio, che vogliono sostituire magari un PC cassettone con un PC che fa la sua bella figura, e tra l'altro grazie al supporto VESA può anche scomparire dietro al monitor, supporto che viene dato anche in dotazione all'interno della scatola, quindi può sparire dietro al monitor e vi può dare la possibilità di avere un'infinita quantità di porte che adesso vediamo. Allora, innanzitutto qui abbiamo un tastino d'accensione, questo si illumina tutto quanto, diventa rosso ed è molto carino. Nella parte frontale troviamo audio, due porte USB, una porta USB Type-C e questo buchetto è il buchetto del microfono. Sì, perché lui ha anche un microfono integrato. Peccato che non abbia delle cassette piccoline, vabbè, comunque possiamo fare tranquillissimamente a meno, anche perché c'è l'uscita, come dicevo, da 3,5 e grazie a Bluetooth abbiamo la possibilità di collegare dalle casse piccoline ad Alexa, alle soundbar, insomma possiamo collegare veramente di tutto. Sul retro invece, e qui abbiamo, insomma, abbiamo qualcosa di simpatico, abbiamo altre due porte USB, un HDMI, abbiamo una DisplayPort che io probabilmente potrò utilizzare con questo monitor che voi in questo momento state guardando qui. Abbiamo ben 2 gigabit LAN, anzi una dovrebbe essere da 2,5 ma non ancora provata, un ulteriore USB-C che serve soltanto per l'alimentazione, mentre questa è una full USB-C, quindi praticamente l'alimentatore in questo caso non è, come notate, proprietario, è una semplice USB-C, e quindi potete utilizzare anche uno smartphone, un caricatore per smartphone per poterlo alimentare. Sì, perché così dovrebbe funzionare, cioè dovrebbero esserci porte che ormai sono uno standard per tutti e non attacchi proprietari. Se qualcuno si sta chiedendo se può utilizzare il proprio caricatore, lui ha un TDP di 15 watt, lo vedremo poi meglio in dettaglio. Completa la dotazione 16 GB di RAM, ma poi le vedremo meglio perché queste caratteristiche ve le faccio vedere mentre lui gira, e completa la dotazione anche un disco da 512 GB, le cui prestazioni sono veramente molto buone. Poi vedremo il Crystal Mark. Materiali, non è l'alluminio, insomma è plastica, e tutto quanto questo, questa potenza del processore viene comunque dissipata da delle ventole che fanno uscire il caldo in maniera anche piuttosto forte nel momento in cui chiaramente le cose, il gioco si fa duro. Ma per quanto riguarda invece la visione di filmati anche su YouTube, anche in 4K Ultra HD 60 frame per secondo, lui li digerisce veramente molto bene, riesce a fare il suo lavoro, riesce tranquillamente a fare
tutto quanto quello che può fare un PC tradizionale. Se qualcuno si stesse chiedendo se questo è un prodotto anche da gaming, vi dico ni, perché innanzitutto ha un 15 watt di DTP, quindi non possiamo pensare a un uso molto spinto, però possiamo utilizzare alcuni giochi anche a 20-30 frame per secondo, che è il minimo sindacale, comunque lui ce la fa. Chiaramente sto parlando di giochi di ultima generazione. Per quanto riguarda invece i giochi vecchi non ci sono problemi, non lo consiglio per videogiocare, ma lo consiglio se insomma non siete accaniti videogiocatori e ogni tanto avete la volontà, la voglia così di farvi una partita, sai, quei giochi dove si corre, insomma quei giochi che comunque non richiedono un grosso dispendio di energie. Lui sin questo se la cava molto bene, che poi guardandolo stavo pensando, ma ha quasi la forma del Mac Mini, anche se lui è un più basso e un pochettino più allargato. Insomma, può sostituire un Mac Mini? Non credo proprio, anche perché il Mac Mini ci fa girare su, specialmente quello con l'M2, ci fa girare, dicevo, programmi piuttosto impegnativi e si può fare del video editing molto serio. Diciamo così che questo costa anche molto meno della metà rispetto a un Mac Mini e comunque riesce ad editare dei video come quello che state guardando. Qui ci sta una color correction, ci sono degli effetti, ci sono molti tagli. Bando alle ciance, vediamo un attimino come si comporta e poi traiamo le conclusioni finali. Se andiamo ad aprire insomma le impostazioni, noteremo subito che all'interno di sistema e quindi informazioni di sistema, qui abbiamo la bellezza di un radio, una AMD Ryzen 7 5800 con 16 GB di RAM, e a bordo è installato il Windows 11 Pro, che chiaramente è una versione direttamente già attivata e quindi insomma più che buona per essere aggiornata sempre. Andiamo per esempio su YouTube a cercare qualcosa di carino da farvi vedere e mettiamo sotto stress questa CPU, che già vi dico che non avrà nessunissimo tipo di problema a far girare correttamente tutto quanto. Andiamoci a guardare un bel video in 8K, anzi in 4K, vediamo un attimino come se la cava. Saltiamo la pubblicità. Ok, qui sta andando in HD, mettiamolo direttamente in 4K. Allora, in 4K chiaramente la visualizzazione di questo filmato, la bontà, diciamo così, è influenzata tantissimo anche dalla connessione ad internet. In questo caso io non ho nessun tipo di problema, ma come vedete lui va fluido non soltanto all'interno di un qualcosa che lui ha già bufferizzato fino qua, ma per esempio se salto vedremo subito, perfetto, notate che gestisce molto bene i cambi di quadratura e quindi insomma il 4K a 60 frame per secondo, tra l'altro, quindi tantissima roba, lo regge davvero bene. Guardando meglio l'hardware di questo computer scopriamo che, facciamo avvia, chiudiamo i dispositivi. Allora, davanti a che cosa ci troviamo? Ci troviamo innanzitutto, come già detto, davanti a un Ryzen 7 5800U con un processore con un processo a 7 nanometri e con un TDP di appena 15 watt. Sì ragazzi, consuma 15 watt, poco più di questa lampada che vedete accesa qui al lato, e già questo è tantissima roba. Ha anche una Radeon Vega, che comunque poi vedremo meglio nel dettaglio, vedremo come si comporterà con un test, e ha 16 GB di memoria. Diciamo che questo processore conclude anche il disco che avevamo già detto in precedenza, è un NVMe, comunque è un hard disk di 512 GB, chiaramente un SSD come da qualche anno a questa parte. E mentre si completa anche il test che misura la bontà del disco, che come vedete per adesso riesce senza nessun tipo di problema ad arrivare anche 3 MB al secondo in scrittura, anzi 3,4 in lettura e 3,1 in scrittura, valori eccezionali, notiamo che il disco è un signor disco. Dio, queste operazioni non si dovrebbero fare mentre è in esecuzione un test, però ragazzi, su per giù abbiamo capito qual è la bontà di questo disco, che comunque il test l'ha finito e questi sono i valori finali più che lusinghieri. Il disco, come dicevo, lo troviamo in questo PC, guardate un attimino, proprietà del disco, è un disco comunque da 512 MB, ok, 511
511 che poi diventano 476 senza nessun tipo di compressione con l'indicizzazione attivata, quindi insomma potrei anche risparmiare e aumentare la velocità disattivando questa opzione, che però insomma non faccio in questo momento perché non mi interessa, perché le prestazioni sono già più che lusinghiere. Ragazzi, non so a voi, ma a me questo Ace Magic 8 con un bel Ryzen 7 sopra mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto perché ha un eccellente rapporto qualità-prezzo. Ragazzi, è fenomenale. Riesce a farmi fare video come quello che state guardando, riesce a farmi fare la partitella, a navigare in internet, a portare avanti la mia attività non soltanto ludica ma anche professionale, come vedete, anche se ovviamente lui non è il mio punto di riferimento, ma come notate può essere molto valido e se la cava veramente molto bene. Ringrazio gli amici di Ace Magician per avermi dato questo bellissimo prodotto, per avermelo fatto scoprire. Ragazzi, è bellissimo il fatto anche che possa avere una doppia LAN in modo tale da poter sfruttare appieno la banda. Che dire, da Francesco Renzi è tutto, grazie ragazzi, alla prossima!